testimoniare l'attenzione delle istituzioni centrali verso questo tema e anche però per in qualche modo scusarmi rispetto alla scarsa efficacia dei risultati che l'azione politica sta conseguendo, perché ce lo dicevamo prima col Presidente, un anno dopo i numeri sono ancora quelli, sono 3 vittime su scala nazionale al giorno, è un dato inaccettabile. E nonostante qualcosa sotto il profilo legislativo, ordinamentale, sia stato fatto, il tema degli infortuni sul lavoro è strettamente legato, concordo con le considerazioni che sono state fatte, al tema della precarietà, quella precarietà che qualcuno chiama flessibilità per presentarla come un dato positivo, ma che purtroppo comporta effettivamente un deficit di formazione e anche in qualche modo forse un deficit di, come si dice, in generale di investimento in capitale umano. Io vedo un quadro complessivo dell'economia che rende particolarmente complesso investire in sicurezza, perché il tema fondamentale è che la sicurezza costa. Mi ha molto colpito il fatto che oggi in rassegna stampa un unico giornale menzionasse questa giornata, ed è Avvenire, lo cito così avete facilità a ritrovare l'articolo, con un'intervista al generale Antonio Bandiera, che comanda i carabinieri del nucleo tutela lavoro, 700 carabinieri che nell'ultimo anno hanno visto estendere le loro competenze di carattere ispettivo dai 3 comparti che erano quelli sostanzialmente dell'edilizia, dei lavori subacquei, a tutti i comparti del mondo del lavoro. Ed sono abbastanza impressionanti i numeri di irregolarità riscontrate su un complesso di accessi ispettivi effettuati. Nel 73,4% dei casi i carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità. Un altro dato che ha un potere deterrente e quindi in questo senso forse incentivante rispetto a investimenti in sicurezza, il fatto che adesso basta rilevare il 10% di lavoratori in posizione irregolare per sospendere l'attività economica di un'azienda. Ma il tema non si può esaurire semplicemente nella deterrenza, nella sanzione. Il tema deve investire pesantemente il mondo della cultura, e quindi deve passare anche attraverso iniziative che coinvolgano il mondo della scuola, che coinvolgano i giovani e che facciano crescere una consapevolezza del fatto che il mondo del lavoro presenta delle insidie. Io sono molto grato all'ANMIL per l'attività che fa in questo campo, e naturalmente da rappresentante del territorio, seppure nella mia veste parlamentare mi occupo di altri temi che sono quelli della finanza, delle banche, del fisco, mi metto a disposizione per portare nelle sedi centrali il dibattito e la sofferenza di questi territori. I numeri sono tutti impressionanti, ma come descrive la scheda che ci è stata distribuita, in particolare la provincia di Teramo ha visto quasi raddoppiare le denunce di infortuni nell'ultimo anno, il che significa naturalmente che anche per i motivi che sono stati esposti, cioè per il particolare vigore che ha avuto l'edilizia per i noti motivi del super bonus e della ricostruzione, questo può forse spiegare questa anomalia, ma è un'anomalia che deve assolutamente essere affrontata. Quindi grazie a tutti voi per la vostra presenza, saluto anche tutte le autorità, tutti gli amministratori, quelli che conoscevo e quelli che ho avuto il piacere di conoscere oggi, e lascio la parola a chi mi seguirà. Grazie.